Ciao a tutte, bentornate e ritrovate sul nostro canale. Oggi ci dedicheremo ad un progetto di recupero. In pratica recupereremo degli spezzoni di catena che già abbiamo utilizzato per le nostre piccole borsette e li faremo diventare dei simpatici bracciali con dei ciondoli e dei pendoli. Io qui ho già uno pronto in colore oro, oggi con voi lavorerò uno di colore argento. In pratica cosa ci occorre? Ci occorre la catena, qualche perlina, dei chiodini per agganciare poi dopo le nostre perline e magari qualche piccolo decoro da poter inserire all'interno del nostro bracciale e del filato ovviamente lamé in questo caso perché mi piace che brilluccica. Allora, cosa mi occorre? Abbiamo detto la catena, uncinetto numero 2 e via con tanta fantasia. Io oggi lavorerò questo bracciale sul mio polso. Vi dico che comunque è un 16 centimetri più o meno. Faccio vedere. Vedete? Più o meno io taglierò la catena qui a 16 centimetri mantenendo qualche anellino in più dopo che mi occorrerà per qua, tre anelletti in più che mi occorrerà per la chiusura. Allargo la mia catena. E via, primo step già finito. Anche ora che poi man mano si avvicinano le festività o per un compleanno o semplicemente per il Natale, se volete fare un oggetto veramente di carino, è fatto sempre con le vostre mani. Ok, catena tagliata. Ora cosa facciamo? Prendiamo il nostro uncinetto, prendiamo il nostro filato e andremo a lavorare. Andremo a lavorare, stavamo dicendo come segue. Lascio 1, 2, 3 anelli, inizio qua dal quarto e lavoro così. Aggancio quindi l'uncinetto dentro al mio filato. Devo in pratica ora fare il nodino d'inizio del lavoro. Opla, mi è sfuggito. Ok, facciamo così. Lo faccio da fuori e me lo tiro già dentro 1 2 3 nel quarto mi tiro già ecco fatto il mio cappietto tiro ok da qui in poi io andrò a lavorare tutte maglie basse ok 1 e 2 due maglie basse vedete nella lavorazione. Poi 2 catenelle, una e due, e passo all'anelletto successivo. Salto questo qui e vado qua. Quindi lavoro un anello sì e uno no. Uno e due. Io ho utilizzato questo tipo di catena che è molto piccolina che avevo a disposizione, ma se avete anche delle catene più grandi, come meglio potete riciclare. Tutto ciò che avete, usate tanta fantasia e non butterete mai nulla così, ma verranno fuori veramente degli oggetti di gran valore e veramente molto carini. Quindi continuiamo così ora per tutto il giro, in pratica 2 catenelle, salto un anellino e vado nell'anellino prossimo e lavoro 2 punti bassi. Vedete? 2 catenelle e vado in quello dopo. Ops, ho saltato uno. E continuo così fino alla fine del mio giro. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua. Arrivati nell'ultimo anello, io non lavoro solo 2 e poi 2 catenelle, ma lavoro 2 catenelle e altre 2 maglie. Quindi per andare poi dalla parte di dietro, diciamo, 2 catenelle e ancora 2 maglie, una e 2. E continuo allo stesso modo, quindi altre 2 catenelle, salto sempre la stessa maglia che è questa qua e lavoro dove già avevo lavorato. Continuo così quindi fino alla fine di questo giro. Quindi in pratica sto rivestendo un po' tutto il bracciale con il mio filo, con il mio filato lamé. Vedete? Mi sto dando quel tocco di in più. Molto carino. Quindi continuiamo a questo punto, abbiamo detto anche da quest'altro lato. Girato, ok. Uno,
Ah, ok. Se trovate degli anellini come in questo caso così aperti, vi consiglio di chiuderli perché passa il filo. Se l'anello è troppo aperto, la maglia vi passa da dentro e si sfila. Come è successo a me. E due. Quindi due catenelle e andiamo avanti. Continuiamo così fino alla fine. Ci vediamo appena avremo finito questo primo giro. A tra poco. Eccomi qua, sono arrivata in pratica alla fine, cioè nel mio primo anello dove abbiamo lavorato le prime maglie e non lavoro queste tre, perché abbiamo detto che queste tre possono essere i nostri anelli di chiusura a gancetto, ok? Quindi io a questo punto che faccio? Comunque lavoro le due catenelle come abbiamo fatto prima e vado a chiudere con un punto bassissimo all'interno della mia, magari da un altro punto se vedo che tira troppo come in questo caso, nella mia prima maglia di base, la mia prima maglia di partenza, ok? Quindi chiudo e ho finito la lavorazione perché non farò altri giri, non lo voglio molto largo, mi va bene così, anzi per i miei gusti andrebbe anche bene così senza nessuna applicazione finale, ma noi gliel'andremo a mettere perché comunque gli sciarmi molto più carino, il lavoro è molto più bello anche bracciale. Quindi chiudiamo con un punto bassissimo, abbiamo detto nella prima maglia lavorata e tagliamo il filo. Quindi il nostro lavoro si conclude così semplicemente. Ok? Troviamo le forbici. E diciamo che la lavorazione per quanto riguarda l'uncinetto in questo caso è finita. Ecco qua. Il bracciale è pronto. Ora, cosa andremo a fare insieme? L'andremo ad abbellire, come abbiamo detto poc'anzi, ok? Andremo ad inserire quindi tutti i nostri penduli. Cosa ci serve? Ci servono i chiodini attivi, quindi apro questa bustina. Mi munisco di tronchesina per poterlo tagliare. E mi occorrerà ancora un po' di catena perché, come per questo bracciale qui, vedete, io l'ho inserito con ho fatto il gancio d'inizio con la catena, ok? Allora, ora andrò ad allargare quindi 4 maglie. Cioè 5 anelletti di questi per poterli poi dopo inserire di qua e farò 4 gruppetti, diciamo, di catenelle che scenderanno di catena proprio che scenderà dal mio bracciale. In che senso? Cioè, tagliato il primo gruppo di 5 anelli, io inizierò a decidere dove metterli. Uno lo metto qua e chiudo. Opla. Uno lo metto qua, abbiamo detto. E stringo così da chiudere da fissare la maglia direttamente al bracciale. Altre 5 catene, 1, 2, 3, 4, 5, 5 anelletti. Allargo e alterno, salto 2, magari nel terzo lo vado a mettere. Poi tutto dipende come lo vogliamo noi fare, in modo vaporoso oppure un po' più sobrio. Dipende da cosa dobbiamo fare e dalla persona che lo deve ricevere, un po' lo stile che abbiamo detto, settiamo questi due nel terzo qua, che rispecchia la persona, insomma, la persona che lo deve ricevere. Ecco qua, vedete? Farò questo per altre 2 volte, anzi no, per un'altra volta lo metto qua, vedete, sarebbe il terzo, e vediamo come viene. 1, 2, 3, 4 e 5, taglio, 2, 4, 5, allargati all'anelletto. Ok. E poi vi farò vedere come creare i nostri... come agganciare poi i nostri 1 e 2, questo va qua, le nostre perline quadrate sotto. E voilà, ora abbiamo detto
Ritorniamo al chiodino a T. Ho preso le mie tronchesine. Prendo una mia perlina, vedete, quadrata, perché mi piace questa forma. Le inserisco. Sotto c'ha il chiodino a T, c'ha già la chiusura. E andrò semplicemente, prima cosa, a capire devo fissare all'interno. Questo è troppo. Io inizio a tagliarne un po'. Vedete, semplicemente con questo tipo di pinza io andrò a girare, non giro ancora tutto, inserisco il mio ultimo gancio, chiudo direttamente nel gancio, non inserisco altri anelli di chiusura o okay, che, ma direttamente qui andrò a chiudere, magari la allargo un po', perché voglio che questa punta va dentro e farò ora questo. Per tutti stringo e farò questo per tutti i miei charm, diciamo, le mie perline da mettere. Ok, voglio fare in modo che la punta deve, con questo tipo di pinza, si arrotonda, vedete, tende ad arricciarsi all'interno. Ecco qua, e l'ho agganciato. Quindi questo è il mio primo. Vedete che carino, come sta diventando bello elegante. Ora facciamo la stessa cosa per i prossimi due, quindi altri due chiodini e andremo ad inserire gli altri due. Volendo si può anche alternare, io ho anche dei quadrati uguali, vedete, però di colore diverso. Volendo lo possiamo anche alternare per renderlo un po' più simpatico ancora. Io continuo con il nero. Avevo anche preparato delle perline nere, vedete, per fare un motivo diverso. Che poteva essere questo, voi se avete delle perle, delle cose da riciclare, poteva diventare così anche. Poi magari dopo, se avete anche qualcosa per poter fare un bello orecchino, tranquillamente abbinate lo stesso tipo di lavoro con catena, gancetto per orecchino e lo inserite sotto. Magari dopo lo facciamo un attimo perché ce le ho delle nappine d'argento. Quindi continuiamo così per questi due lavori. Taglio un poco prima il mio chiodino. Inizio a curvare un po' in modo da portarmi avanti. Inserisco. È curvo. I lavori di forza non sono il mio forte. Vedete come viene carino? Siamo a due. Terzo chiodino. E poi dovremo infine inserire semplicemente il gancetto di chiusura. La mia pinza. Inizio a curvare un po', così mi porto qua, inserisco e giro. E voilà! Guardate che bello! No, è veramente, veramente molto, molto carino come bracciale. Ora, cosa andremo a fare? Dobbiamo semplicemente inserire il nostro gancio di chiusura. Sarebbe questo qui, in pratica. Prendo un anellino, se volete anche due, l'allargo un pochino, giusto per far passare il mio gancetto qua. E come prima, l'andrò scusatemi, ad inserirlo da quest'altro lato. Ok? Perché quelle lì sono le mie maglie di chiusura del bracciale. Ho detto che ne lascio sempre un qualcuno in più. Chiudere un altro pochino ed è fatta. Magari se avessi preso delle pinze, forse, ecco qua, è andata. Dopo andrò a nascondere tutte queste codine, magari dando anche un piccolo nodino qua.
Ok, queste le andiamo a nascondere come facciamo solitamente quando lavoriamo ad uncinetto, ci muniamo di un ago magari senza punta e lo nascondiamo all'interno della lavorazione, tutti questi nodini qua, quindi questo filo non si vedrà più. Ecco qua, diciamo che il mio bracciale è fatto, è finito, molto semplice, molto bello. Immaginatevi una bella collana, tipo come ho fatto anche questa, vedete? Una bella collana abbinata con un paio di orecchini ed è veramente, ma veramente d'effetto. Ve lo voglio far vedere sul polso. Niente, non riesco a fermarlo. Guardate com'è carino. È un bracciale molto simpatico. Chi ama avere più gioiellini appesi, potete tranquillamente, io ho lasciato un po' di spazio in più, ma voi potete tranquillamente inserirne qualcun altro qui, magari anche più corto, che vi fa la differenza. Magari queste perline le fate un po' più corte, mettete due catene in più, se volete lo facciamo insieme e viene veramente sfiziosetto, eh? Facciamo meno anelli, quindi ne metto tre di anelli. Quindi associamo le due forme geometriche, il tondo ed il cerchio. Quindi il cerchio, scusatemi, il quadrato in questo caso qua. Aggiungo questo come abbiamo fatto prima, solo che questa volta ne ho messi tre con voi. Vedete, veramente lo sto inventando ora con voi questo tipo di. Ecco qua, vedete, mi sono portata avanti, ho inserito i due gruppi da tre. E ora di nuovo un chiodino a T come abbiamo fatto prima e magari inseriremo all'interno o una o due perline come più ci piace vedere il ciondoletto. Proviamo con due, l'accostiamo un po' e vediamo. Che ne dite? Mettiamo due perline. Taglio come ho fatto prima, arrotondo e inserisco all'interno della lavorazione. Voilà. Quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per i nostri quadratini. Arrotondo in modo che il gancetto non becchi nessuno, non faccia male a nessuno. Ok, e lo chiudo. Perfetto. Uno. Guardate che carino. No, veramente è molto. Forse non so se dal video rende così tanto, ma veramente vederlo da vicino è spettacolare. Poi diciamo che è un bel regalo anche molto low cost perché tutte queste cose non costano tantissimo, però fanno molto effetto. Veramente fanno effetto. E poi la mia gioia è regalare sempre un qualcosa fatto con le mie mani. Magari compro anche il regalo principale, ma abbino sempre poi un qualcosina nato dalla mia fantasia. Che è la cosa più bella che ci possa essere. Si è girato. Ecco, l'ho bloccato ora sotto. Ci sono riuscita. Ok, concluso anche questo. Voilà. Sì, secondo me ci volevano anche queste qua, le nostre piccole perline nel mezzo. E quindi abbiamo concluso il nostro piccolo bracciale. Come vi avevo promesso, lavoreremo insieme. Fate anche la collana perché è veramente una bella combinazione. Vi prendete il vostro girocollo, lavorate come abbiamo fatto prima a maglie basse, due catenelle e poi fate lo stesso tipo di applicazione sotto. Vedete così nel seguente modo. Ora prendo la nappina dell'orecchino e andremo a fare l'orecchino abbinato, ok? Allora, ho preso i miei due gancetti per orecchino. In questo caso io come andrò a lavorare? Prenderò semplicemente un cerchietto perché sennò poi scende troppo. Però ci sono dei visi che veramente l'orecchino più lungo è meglio sta. Quindi questo è sempre a discrezione da chi dovete farlo indossare, questo tipo di orecchino. Allora, io farò in questo modo, inserirò un solo gancetto. Un solo quindi una sola catena. Ho messo già l'anellino questo qua che allargo un po'.
aggancio la mia cuna dell'orecchino, vedete sopra. Ok, e chiudo. Stringo forte e ho chiuso. Primo step fatto. Ops, forse questo devo chiuderlo un po' di più. Magari lo riallineo e lo chiudo. Opla, ho chiuso male. Mi sono andata un po' di là. Ok, chiuso. Vedete? E uno l'abbiamo messo. Ora, perché ho detto ne metto uno? Perché qua abbiamo fatto un motivo tondo e quadrato. E anche qui lo ripeterò. Quindi farò un quadrato e un tondo qui sotto inserito. Quindi sempre il mio chiodino a T, come abbiamo fatto prima in precedenza. Prendo la perlina quadrata e la perlina tonda. Proprio perché sennò l'orecchino poi diventa troppo pesante. Taglio. Arrotondo. Come prima inserisco il mio gancetto e voilà, l'orecchino è fatto. Stessa cosa lo potete ripetere con l'altro orecchino, quindi ripetete da soli dall'altro orecchino. Abbiamo detto ci occorre un gancetto per l'orecchino, un anellino, questo qua di giunzione, una maglia della catena e le nostre due perline e chiodino a T, ed è fatto anche l'orecchino abbinato al nostro bracciale. Ecco qua, anche gli orecchini sono pronti. Vi faccio vedere sulla mano. Guardate come sono carini. Veramente è un regalo molto ma molto carino, da fare. Guardate il bracciale pure, quanto è carino. Spero che questo tutorial semplice e misto, diciamo, vi sia piaciuto e come sempre ci rivedremo a breve con una prossima idea creativa che condividerò sicuramente con tutti voi. A più presto, buon lavoro!